sì. Dimmele. Senti, Fra. Sparale. Ci sta una che ogni volta che mi vede mi dice che sono ingrassata. Secondo voi che cosa devo fare? Allora, intanto respira, mantieni il controllo e aggrappati al self-control. E poi? E poi gli dici a Gina Stracciavagina che quando viene la giornata mondiale di quelli che non si fanno i cazzi l'ora, chiami per fargli l'auguri. Sì, comincia a stare calma, se no te si arrossa all'interno coscia. Ho capito, Fra, io ci sto calma, ma manco potemo vivere con questo esercito di bocche slabrate che vanno in giro a piede libero. Mannaggia le verdure l'estate senza olio. Sì, cerca il ruscello della serenità e fateci una gara di rafting. Le, piccolo istrice su una strada buia de notte. Mo lei te l'ha detto un po' con sti modi da noleggiatore dei furgoni. Però c'ha ragione, questa è una cafona. Ma che poi ci sono rimasta male perché non pensavo di essere ingrassata. Ma non ti sei ingrassata lei, ma poi pure che fosse mica devi dare spiegazioni a sta comitiva de senza neuroni. Mannaggia i sconosciuti del grande fratello. Ma chi sei per farmi queste domande? Assistente del dottor Nauzaradan. La contessa Sanzio della Fua voleva dire che del tuo corpo non devi rendere conto a nessuno se non a te stessa. Perché? Ma come perché? Lei, mannaggia, chi esagera coi filtri di Instagram? Come perché? Ma ti pare che se mi ingrasso o mi dimagrisco devo passare giornata a rispondere alle domande di ste verrughe con rossetto? Stai calma. Ma che calma? Ma perché la gente deve fare ste domande? Manca di che poi mi fanno uscire in intervista su Novella 2000. Sì, cerca il prato della pace e fateci una collana dei fiori. Lei, piccolo biscotto integrale in un mondo dei maritozzi con la panna. Mo lei te l'ha detto un po' con sti modi da carrozziere de ruspe. Però c'è ragione, nessuno dovrebbe mai fare una domanda del genere. Ma dite! Ma dico sì, lei, certo che dico, pure perché che te dovrei rispondere quando mi chiedi se mi sono ingrassata? No, guarda, mi sono messa due cuscini sotto la maglietta per fate uno scherzo. E poi molto spesso il problema non è che una non sa cosa risponderti, è che proprio non vuole risponderti. Ma infatti, ma chi sei che ti devo rispondere? Cosplay de CSI? Non esagerare. Ma non esagerare che, oh? Ma queste fanno ste domande, io non devo esagerare. Ma chi le conosce, oh? Io l'unica volta che voglio vedere nome loro è quando ne scrivo sul registro delle disgrazie da evitare per sempre. Mannaggia i litigi in casa Ferragni. La marchesa di Ortescalo voleva dire che queste persone è meglio evitarle sempre. E se non la posso evitare? Se non le puoi evitare, gli dici che se c'ho sta passione per il peso dell'arti, può mannare curriculum in farmacia e vede se assumono come bilancia elettronica. Sì, cerca il tuo io bambino e fagli fare una passeggiata al parco. Le, piccolo piccione in un mondo senza molliche. Mo lei te l'ha detto un po' con sti modi da carpentiere de Palermo. Però c'è ragione, la prossima volta mettila a posto suo. Ma quindi secondo voi mi sono ingrassata? Ma fa sta zitta per favore. Stai calma. Fammela sta zitta ho detto. Prima che vada a cercare quell'altra la faccio diventare un riquadro con due date dall'ultima pagina del giornale. Ma che ho detto scusa? Non hai detto niente lei, mannaggia i tacchi scomodi. E che non devi far vincere queste quattro complessate. Sennò poi mi tocca andarle a cercare. E per salutarmi mi dovete fare ciao ciao da dietro un vetro blindato. Perché? Come perché lei, mannaggia le vongole qua la sabbia. Come perché? Perché il problema di quando queste dicono ste cose è che poi a te te fanno venire i complessi e tu passi due giorni al buio a piagne e un mese a odiarti davanti allo specchio. Infatti la cosa grave non è tanto quello che ti chiedono, ma che poi questa cosa ti fa vivere a disagio per un sacco di tempo. Vabbè, ma magari non l'ha fatta apposta. Ma che non l'ha fatta apposta lei? Una che ti vede e ti chiede se sei ingrassata davanti a tutti non l'ha fatta apposta. Ma chi sei? Barbie, perdonali tutti. Sì, cerca la valle della serenità e fatte due chiacchiere con l'eco. Lei, piccolo cervo in un mondo dei ristoranti tirolesi. Mo lei te l'ha detto un po' con sti modi da trivellatore de cave. Però c'ha ragione. Una che dice una cosa del genere la dice apposta per forza. Ma dite! Ma dico sì, lei, certo che dico. Ma te pare che una per sbaglio ti chiede se te sei ingrassata? Ma dove sei cresciuta? Una vallata de Heidi. La marchesa Bonomelli Sforza voleva dire che queste non sono cose che si fanno per caso. Anzi, le fanno perché si sentono a disagio con loro stessi e tendono a sfogare questa cosa sugli altri. So sconvolta! E noi arrabbiate. Che sconsolazione. Ma quindi si vede tanto che mi sono ingrassata? Ma che se vede lei? Io vedo te e basta. Se ti ingrassi o te dimagrisci, so cose tue. Guarda che l'arsi non gli frega niente. E se c'hanno da ridire qualcosa, se ne vanno andare in vacanza nel gruttino dei escrementi. Pure perché un conto è la salute, un conto è questa spirale del corpo perfetto che direi che ha abbastanza rotto il cazzo. Mi piace sta svolta da pecorara acquisita. Grazie. Ma quindi dite che non mi devo fissare? Allora, lei, andiamo per esclusione. Pensi che 2 chili in più e in meno siano fondamentali per la bellezza di una persona? Non credo. Appunto. Pensi che il tuo corpo debba riguardare il giudizio di altre persone all'infuori di te? Non penso. Appunto. Pensi che queste persone che passano il tempo a cercare di ferire gli altri siano dei fari di verità su cui basare le nostre decisioni oppure degli esempi da seguire? Ne dubito. Appunto. E allora la risposta è una sola, lei. E cioè? E c'è che la prossima volta gli dici a Jenny Curiosona che se c'è una possibilità di sopravvivere è quella di starsi zitta. Sì, magari io eviterei la minaccia però una cosa del genere. Ok. Ma quindi dite che non sono diventata più brutta? Eccola, è arrivata. Che cosa? La scadenza della pazienza. Stai calma. Ma che calma, Fra, questa mi chiede se è più brutta perché è ingrassata dei 2 chili. Io devo staccarma. Mo non ti dico che sei Charlize Theron, lei. Però sei rimasta uguale a prima, come di prima sei adesso. Non sei cambiata de una virgola. La duchessa di Fossato di Vico voleva dire che sei bellissima come sempre, vero? Quello sì, volevo di quello. Pure perché è vero che la bellezza da sola basta a persuadere gli uomini. Però è pure vero che al mercato della gnagna senza clienti in ci rimani, lei, dammi retta. Te posso dirci? Sto misto tra Shakespeare e un pescivendolo di Chioggia è un po' too much. Quindi non devo fissarmi. No, lei. Se non lo vuoi fare per te, falla almeno per noi. Ma dici? E scusa. Che storia triste. Che vita spicciola. Che mondo infame.